Buongiorno, bentornati. Vedete, sono completamente senza trucco. Mi trovo bella sdraiata pacifica sul letto della mia stanza. Vi faccio vedere un po' di cose che fanno parte della mia vita quotidiana, la mia stanza, ma non solo, e soprattutto vi presento la mia gatta Stellina. Vi voglio fare vedere come è messa male la mia camera da letto. Come potete vedere, ho degli scatoloni che sono ammassati su questa mini palestra che mi è stata lasciata dal mio fratellino. Qui potete vedere la poltrona dove di solito la mia gatta Stellina si posiziona e io, proprio per evitare che ci si metta la notte, preferisco che lei stia qui con me perché a volte ha asma e preferisco controllarla, ecco, per poter monitorare il suo stato di salute più da vicino. L'ho presa al canile, diciamo, nella sezione dedicata ai gatti. Era spaurita, da sola, non si voleva far vedere, si nascondeva proprio perché era paurosissima. Quando l'ho portata a casa aveva una paura incredibile, si nascondeva ovunque, anzi, a volte si era terrorizzata. Adesso va la situazione migliore e è veramente stupenda. Io la adoro e soprattutto in questi giorni in cui magari abbiamo anche bisogno, no, di un po' di coccole. Ecco, guardate i bacini. Bella Stellina. Gli animali in generale fanno molto bene all'umore. E poi invece in ambito beauty vi voglio segnalare questa crema solare a protezione 50. Molte di voi mi hanno chiesto: ma quale crema solare posso usare? Efficace? Allora io ve la consiglio e mi piace anche chiaramente fare riferimento a Olas Page. Lei, diciamo, l'ha scoperta, l'ha segnalata e io l'ho acquistata. È di SVR, che è un ottimo marchio, un marchio di parafarmacia, e si chiama Sun Secure Blur, fattore di protezione solare 50. Può essere messa utilmente sotto il make-up, pur essendo a tutti gli effetti una crema solare, perché è estremamente leggera. Un'altra crema che mi piace consigliarvi è questa di Cien, Urea al 10%. In realtà sarebbe una crema a piedi, ma io ultimamente la uso anche per le mani perché a forza di lavarle con alcol, soluzioni idroalcoliche o anche semplicemente acqua e sapone, contenendo urea è molto valida perché rimane comunque uno strato, diciamo, sulle mani che le protegge. Non è leggera, infatti vi consiglio di applicarla soprattutto la sera prima di andare a dormire, però per problemi un po' più seri di secchezza e callosità è ottima e mi sento quindi di consigliarvela. Visto che alcune di voi mi avevano chiesto quale deodorante io utilizzi e quale consigli, assolutamente questo. Io adesso l'ho preso in questa versione che è un po' più economica, è un deodorante vapor no gas senza alcol. Di Breeze, questa profumazione sporting dura 24 ore ed è proprio una profumazione molto fresca e ve lo consiglio perché appunto non trattiene, cioè non blocca la traspirazione, cosa che fa malissimo, però ha un'efficacia deodorante davvero forte e fra l'altro dura 12 mesi, quindi avete tutto il tempo per utilizzarlo. Oppure della stessa linea io lo uso anche al tè verde, al muschio bianco, insomma anche altre profumazioni, anche nella versione più cicciotta. Una coccola che vi consiglio dopo la doccia: una crema profumata ma stupenda, cioè io vi sto parlando davvero di un aroma infinitamente buono. Io poi in seguito avevo anche acquistato il profumo grazie ad uno sconto. È Lady Million di Paco Rabanne, la crema corpo. Ha un profumo che non riesco a descrivervi, è stupenda e vi rimane addosso tutto il giorno. A volte anche, pensate, la applico dopo la doccia e poi l'indomani ancora sento la pelle profumata. Quindi mi fa piacere consigliarvela proprio per un buon umore. Vi voglio anche fare vedere questa confezione di magnesio che mi è stata consigliata dal mio ginecologo. Mag2, lui mi ha proprio detto Mag2, non mi ha detto generalmente magnesio, e serve per combattere la stanchezza, la debolezza muscolare di crampi, cose delle quali io soffro da un po' di tempo.
Io poi, avendo anche problemi quando, come oggi, ho il ciclo, tende, diciamo, a migliorare anche un po', diciamo, la situazione dolori, anche se non fa miracoli. Le indicazioni sono quelle, questa è la formulazione in bustine, e le indicazioni sono quelle di prendere 2 bustine al giorno a metà, mattina e a metà pomeriggio. È magnesio pidolato, lo sciogliete in un po' d'acqua come se fosse, non so, un'aspirina o un integratore vitaminico, e fa anche bene per rilassare un po'. Quindi se in questo periodo vi sentite come me, stressate più del solito normalmente, beh, può farvi davvero bene. Poi è molto utile per noi donne, soprattutto poi in fase mestruale, premestruale, menopausa e via dicendo. Ed ora invece, luce permettendo, vi voglio fare vedere questo, diciamo, planner che ho acquistato online, in Inspire Now Journal. In realtà non l'ho ancora, cioè non l'ho ancora usato perché mi sembra quasi di sprecarlo. E vabbè, qui devo riuscire a capire quali sono gli strani meccanismi psicologici che sottostanno a questo mio comportamento. Tutto completamente in inglese. Io personalmente l'ho trovato solo in inglese, ma vi posso dire che conoscendo bene la lingua non trovo particolari problemi. Poi veniamo invece al mio piano per oggi per apprendere ed avere successo. Quindi abbiamo innanzitutto il giorno della settimana da segnare. L'obiettivo che io devo completare oggi prima degli altri è i miei obiettivi principali, e poi abbiamo tutta una serie di altre sezioni. Abbiamo ad esempio il carrello, la classifica delle cose da risparmiare, quindi il target, cioè il budget, diciamo la quantità di denaro che abbiamo attualmente risparmiato. Ed un'altra cosa che è utilissima in questi giorni di quarantena, ma non solo, anche per tutto l'anno, è il piano fitness. E noi dobbiamo appunto segnare tipo oggi ho fatto Pilates, oggi ho fatto yoga, oggi ho fatto questo e via dicendo. Ed ecco anche una checklist invece per i viaggi. Poi abbiamo tutti i vestiti, vedete, da segnare. Abbiamo tutto questo settore, scarpe, accessori, elettronica e divertimento, varie cose, salute. Quindi qua magari mettiamo i farmaci che dobbiamo portarci in viaggio. Mi fa molto piacere farvi vedere l'importanza della riflessione sulla settimana che è appena trascorsa. Quindi qui noi indichiamo cose che ho appreso, che ho imparato questa settimana, sono stati, e qua è da compilare. Poi abbiamo, sono riuscita ad apprendere queste cose perché le cose che sono state di distrazione per me questa settimana sono state. La prossima settimana farò questi passi per evitare le distrazioni. Questa settimana ho imparato. E la routine della mattina, i miei primi 3 obiettivi per oggi sono 1, 2, 3, li scriviamo. La mia ricompensa per avere raggiunto i miei obiettivi oggi è, perché ricordiamoci che dobbiamo sempre ricompensarci quando riusciamo ad ottenere qualcosa che vogliamo fare. Volevo descrivervi appunto questo planner perché ritengo che a livello motivazionale possa essere davvero molto utile, ma davvero per fare qualsiasi cosa, intraprendere una routine beauty, per usare il Nu Face in modo regolare, cosa che io non sto facendo, oppure per fare sport, Inspire Now Daily. Comunque, magari vi linko il tutto. E poi un'altra cosa di cui vi voglio parlare è una app. App di rilassamento per eccellenza per me è Calm, e vi lascio proprio in scheda un video in cui ve ne parlo in modo un pochino più approfondito. E poi vi voglio far vedere invece quello che è, diciamo, il mio riferimento per tutti i giorni per segnare cose da ricordare, da fare. È la Moleskine di Alice nel Paese delle Meraviglie. Io ho lasciato anche la copertina. Mi aiuta sicuramente perché io apro e in questo modo ricordo i miei appuntamenti. Vi faccio vedere ad esempio com'è strutturata, vedete? Un aggeggino che ho visto da Silvia Saidori,
e mi è piaciuto molto, l'ho voluto acquistare anch'io. Guardate che carina questa sfera, in realtà è una luna, eh. Vedete che ha tutte le varie, diciamo, i vari rilievi, è proprio una luna in miniatura con tutte le varie macchie, diciamo, tutte le varie superfici. Poi potete decidere di regolare l'intensità, quindi in questo caso è alla massima intensità. Vedete che è sempre più forte il colore? Guardate. Allora, rosso, rosso-arancio, giallo dorato, giallo-limone, verde acido e verde prato. Poi abbiamo appunto l'azzurro, azzurro più chiaro, sempre più verso il verde acqua e verde pieno. Qui invece abbiamo il viola, il rosa fucsia, sempre più sul rosa, rosa pieno e rosa totale. E poi abbiamo la funzione, diciamo, vedete, quella che fa apparire e sparire i vari colori, abbiamo quella della luna proprio bianca, la luna, questa è la luna, e poi altri metodi, diciamo, di utilizzo, che è quello un po' più strobe light, e poi abbiamo l'opzione white, che è quello della luna lucente proprio. Vi linko, semmai, se vi può piacere, se vi può interessare, anche proprio il sito. Vi faccio adesso vedere quali sono gli altri libri che ho letto o che sto leggendo. Un libro che ho letto e che ho utilizzato anche sul lavoro, perché appunto io faccio un lavoro nel sociale, è questo, Il diario segreto di Maria Antonietta, scritto da una scrittrice che se ne intende di storia, quindi non scrive, diciamo, bugie o cose troppo inventate, ovviamente romanzato, però mi è piaciuto molto leggerlo perché riporta dei dati veri e è proprio fatto sotto forma di diario. Vedete, 1 giugno 1769 e va chiaramente a finire con la morte per decapitazione di Maria Antonietta. Ho un libro stupendo che è stato scritto dal grande psichiatra Vittorino Andreoli ed è Freud, 7 lezioni sulla psicoanalisi, edito dalla Marsilio. Questo libro è stupendo, vi dico, secondo me possono leggerlo agevolmente anche i non addetti ai lavori ed è veramente interessante, anzi se avete intenzione magari di avvicinarvi a Freud per sapere appunto quale possa essere ancora oggi il suo valore, il valore del suo contributo, leggetelo perché è veramente fatto molto bene. Cosa resta oggi della teoria originaria di Sigmund Freud? A 80 anni dalla morte dell'inventore della psicoanalisi, un grande psichiatra si confronta con la sua eredità in un affascinante viaggio attraverso l'ideario rivoluzionaria che ha cambiato il corso del Novecento. E poi qua vi devo fare vedere assolutamente questo libro, è un libro che mi ha catturata come un magnete durante però i miei studi universitari, quindi chi di voi fosse interessato di psicologia e psicoanalisi soprattutto lo straconsiglio e a tutti coloro che sono interessati alla psicoanalisi, alla sua storia, alla sua nascita, allo suo sviluppo, anche dopo Freud. Ed è scritto dalla grande Silvia Vegetti Finzi, che insegna psicologia dinamica all'Università di Pavia. Per gli studiosi di psicologia e non solo, di Gianna Polacco Williams della Tavistock Studi Clinici di Londra, Paesaggi interni e corpi estranei, disordini alimentari e altre patologie. In realtà non parla solo di disordini alimentari, parla proprio di tantissimi argomenti, di psicologia degli adolescenti, di problematiche nelle relazioni madre-bambino ed è veramente stupendo. Anche questo libro mi è stato, diciamo, consigliato a livello universitario per poter superare un esame. Vi avevo già fatto vedere questo bellissimo libro di Angela Marsons, Linea di sangue, dall'autrice di Urla nel silenzio, un thriller scorrevole, avvincente, appassionante, è un po' meglio quasi di una serie TV di quelle che vanno tanto adesso. La scienza nascosta dei cosmetici della Beatrice Mautino.
E qua ho chiaramente letto e sottolineato diversi paragrafi, si parla di rossetti, piombo, talco, di tantissimi argomenti interessanti per cui l'ho voluto acquistare. Le mascherine della Protezione Civile che finalmente sono arrivate ieri, ce ne sono due in questa confezione, non le ho ancora tirate, diciamo, proprio fuori perché devono essere sterili. E un altro sacchetto lo hanno nell'altra stanza i miei genitori. Io vi ringrazio per avermi seguita in questo mio percorso, proprio mirato a farvi fare un giro insieme a me nella mia stanza da letto, nella mia quotidianità. E vi aspetto sul canale, vi aspetto per farci compagnia assieme, per scambiarci, tante dritte, tante idee, anche se avete, delle curiosità da chiedermi per quanto riguarda, l'ambito più psicologico, io ci sono perché sono psicologa e mi fa molto piacere poter aiutare chi ha bisogno di un po' di sostegno. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, è utile perché mi permette di crescere, di potervi fornire dei contributi sempre migliori. E se volete, vi chiedo di offrirmi un caffè al link che trovate andando nell'info box per sostenere il canale. Grazie e a presto. Ciao ciao!